Una specifica prima di tutto per rasserenare mio padre, è un trasferello, non è un tatuaggio, c'è scritto il claim della giornata, quindi tranquillo papi. Allora, sono Benedetta Miro, ho 24 anni e vengo con orgoglio da Taranto. E da sempre mi ha molto affascinato il mondo dell'istruzione, della formazione, della didattica e parallelamente anche quello della musica, del vivere il mondo dell'orchestra e del teatro. E infatti, da un po' di tempo, provo a creare un ibrido, provo a trovare una strada che possa in qualche modo combinare queste due grandi realtà nella mia vita. Tant'è che ad oggi riesco a essere una professoressa di arpa in un liceo musicale a Taranto, a fare un dottorato all'Università di Palermo in didattica, a essere un'insegnante a scuola, quindi qualcosa sta prendendo piede. Ora, per quanto i fatti parlino chiaro e io abbia la tendenza a voler insegnare, per deformazione professionale, cercherò oggi di non impostare alcun tipo di lezione. Vorrei quanto più parlare di un argomento che è stato da sempre fondamentale durante tutto il mio percorso scolastico, universitario e probabilmente anche lavorativo. Sto parlando del far coesistere due grandissime realtà, il mondo dell'università e il mondo delle passioni, chiedendomi e chiedendovi come si fa a far tutto. Come si fa a cominciare una nuova vita trasferendosi per andare all'università, a creare dei nuovi ritmi, probabilmente a cambiare il proprio metodo di studio, a fare nuove amicizie, a farsi spazio in una vita nuova e a trovare il coraggio di porre quelle che saranno poi le fondamenta per la nostra futura vita lavorativa. Come si fa a fare tutto questo e parallelamente a rimanere presenti, performanti e perfetti in tutta quella che era stata la vita precedente? Ve lo dico questo, anzi ve lo chiedo, da persona che da sempre un po' si è interrogata sul come far coesistere più realtà, perché da quando frequentavo la scuola media ad oggi ho sempre avuto una doppia vita, perché andavo a scuola, poi al liceo, all'università e parallelamente studiavo arpa in conservatorio. La realtà è che non è facile oggi essere ragazzi. Non è facile perché su di noi gravano una serie di aspettative alle quali noi sentiamo necessariamente di dover, non di voler, ma di dover rispondere. Pensate che il World Economic Forum per il 2023 ha stilato un elenco di 10 skills ritenute fondamentali per, cito, sopravvivere degnamente al 2023. Skills tra cui il problem solving, la capacità di ascolto, le capacità comunicative e le skills digitali. Ritenute, cito ancora il World Economic Forum, requisito minimo necessario per fronteggiare degnamente il 2023. Non proprio una cosetta, quindi, essere giovani alla nostra età in questo momento storico. E a tal proposito vi chiedo, se vi va, di inquadrare questo QR code e di rispondere, e le risposte sono anonime e sono due a persona, e vi chiedo, come sentite di dover dimostrare di essere nel 2024 ormai? Che tipo di aspettative gravano sulle nostre persone? Come devo, non voglio, ma come devo dimostrare di essere affinché le persone di me possano pensare quella persona è figa, quella persona vale, non è boomer, categoria alla quale, come la dottoressa Calcagni, mi sento di appartenere alla grande. Quindi io chiedo intanto, se avete inquadrato il QR code, alla regia di vedere in tempo reale le risposte e di spenderci proprio 3 secondi. Performanti, ambiziosi, veloci, dinamici, capaci, social, sicuri, invincibili. Mi fermo così perché sennò perdiamo troppo tempo. Torniamo già direttamente. Avete ragione, bene o male, performanti, social e invincibili racchiudono bene quello che state dicendo e quello che sentiamo di dover dimostrare. Ed è così. Ad oggi ci vogliono skillati. Parola terribile. Ci vogliono skillati, pieni di skills. Ci vogliono fighi, ma mai snob. Ci vogliono social, mai sia ad essere asociali. Ci vogliono colti, ma in misura, perché sennò diventiamo secchioni e siamo pesanti. Ci vogliono tecnologici, mai robotici, altrimenti non abbiamo il limite. E poi c'è la mia preferita. Ci vogliono esperti. Ci vogliono esperti in un settore, che sarà quello all'interno del quale faremo presumibilmente carriera. Ma ci vogliono anche esperti in tutti gli altri campi della vita. Io ne faccio tantissime di cose, io, voi, chiunque. E come faccio a essere esperto sempre, il migliore in tutto quello che faccio? Io posso impegnarmi per essere sempre al massimo di me stessa e di metterci sempre tutto l'impegno mio, ma mai potrò essere sempre la migliore in tutto quello che faccio, mai. E allora la domanda è una, è come si fa a far tutto?
tutto, un po'. Come faccio a fare tutto? Come faccio a fare tutto in un tutto dove tutto è fondamentale? Quelle skills che abbiamo visto poco fa e anche la birra il giovedì sera con gli amici al pub, la partita di padel il venerdì per fare team building, il tornare a casa per coltivare e mantenere i rapporti familiari e di amicizia che avevamo nella nostra città d'origine e perché no, ho aggiunto una vacanza in Costa Azzurra con il proprio fidanzato, la propria fidanzata che male non può fare. Allora, come faccio a fare tutto mai sentendomi sbagliata per la birra al pub che in un momento della vita può avere più valore delle skills ritenute fondamentali per la parte professionale? E allora mi sono chiesta, abbiamo perso un po' la grafica però, mi sono chiesta, esiste una formula matematica che possa aiutarmi a vivere tutto in equilibrio e in armonia o in consonanza, diremmo in musica? Una formula matematica e quindi univoca, sicura, certa, che possa aiutarmi a far quadrare tutto? Esiste, è questa e non ve la spiego perché altrimenti il discorso finirebbe adesso, però vi dico che questa formula rappresenta solamente il mero motore d'avviamento per poi trovare una risposta al come si fa a far tutto. La risposta al come si fa a far tutto c'è, ognuno se la trova a spese sue e con la sua esperienza, però io vi posso assicurare che con un po' di impegno ognuno la trova. E allora, lungi da me adesso farvi una lezione, appunto perché per deformazione professionale ci casco, mi limito a raccontarvi perché io mi sono chiesta come si fa a fare tutto e che tipo di risposta mi sono data. Io nasco a Taranto, con orgoglio sempre, nel 1999, e lì studio fino al liceo, se non che nel 2010, quando avevo 11 anni, i miei genitori mi hanno fatto firmare un foglio. A 11 anni ti fidi di mamma e papà? Sbagliatissimo, perché i miei genitori mi hanno fatto firmare la mia iscrizione in conservatorio per la classe di arpa. Vabbè, va bene. Poi però arrivano i 18 anni, quindi dico sì, dai, andiamo a Roma. Quindi inizia il trasferimento, l'università, questo lo racconto sempre, il pacco da giù con i taralli, le mozzarelle e le gocciole, che a Roma non le producevano all'epoca. Per mia madre le gocciole di Taranto c'erano solamente là. E quindi però comincio a fare un po' di su e giù, perché il conservatorio era a Taranto, ma l'università, ed era la LUMSA qui, era a Roma. E quindi vivevo dal lunedì al mercoledì, giovedì a Roma, e dal giovedì alla domenica a Taranto, per recuperare le lezioni di conservatorio che mi ero intanto persa durante la settimana. Questo su e giù va avanti, ma mi diverte, è dinamico, è veloce, è bello. Poi arriva il 2019 e mi laureo in arpa in triennale a Taranto. La magistrale non la prendi in arpa? La prendi. Ma a sto giro più furba e mi iscrivo all'Accademia di Fiesole, 1 ora e 15 minuti da Roma in treno, quindi lo facevo in giornata, ma molto più comodo del fare Roma-Taranto. Dopo l'iscrizione a Fiesole scopriamo che l'Accademia di Fiesole esiste solo e soltanto se in convenzione con il Conservatorio di Torino. Quindi coprivo il territorio nazionale come se fossi una compagnia aerea. Però anche lì mi diverto, va bene. Arriva marzo del 2022 e mi laureo online causa Covid in arpa e nel luglio 2022, seduta qua davanti, mi laureo in scienze della formazione, sempre nel luglio del 2022. Rimango un po' qui a Roma, in LUMSA, dove sto molto bene tuttora, poi però decido di tornare a Taranto a insegnare a scuola. Lavoro a Taranto, col mio mare, nella mia città, sto benissimo. E come trascorrevo la parte di tempo libero, oltre all'orchestra, le prove, le lezioni, colloqui a scuola, i bambini, i genitori? Palermo. Palermo perché ho iniziato un dottorato a Palermo, perché mancava l'isola nella copertura nazionale. E quindi inizio questo dottorato a Palermo. Allora, ad oggi per me vedere tutti questi colori, tutte queste città è bellissimo perché è stato ricchissimo come percorso, è stato vario, è stato dinamico. A me veramente rendeva tanto felice farmi vedere sempre con un borsone o dire che studiavo un sacco di materie diverse. Però c'è stato un momento, più momenti, in cui questa dinamicità ha cominciato a pesare e sentivo questo peso che non capivo esattamente cosa fosse, ma di certo avevo bisogno un attimino di fermarmi e mi chiedevo come faccio a fare tutto, non ce la sto facendo più. E allora ecco che per cercare un attimino di capire che cosa mi stava succedendo mi sono chiesta perché sto vivendo così male
E io mi sono resa conto che questo malessere era dovuto dal voler soddisfare le aspettative. Mi sono resa conto che vivevo le esperienze della mia vita, da un'orchestra a un esame, più per poi dire ho fatto l'esame ma la sera prima ero in orchestra e il giorno prima ero in prova, che non nel godermi il momento vero. Faccio sempre un esempio, l'arpa non suona tanto in orchestra, ma Giacomo Puccini ha scritto la Bohème, dove l'arpa suona tantissimo. E io ho avuto la fortuna di suonare la Bohème di Puccini, però mi sono resa conto che a fine stagione, quando a fine concerto, non mi ero goduta appieno quel momento e mi sono chiesta il perché. Il perché era che la Bohème di Puccini è, provenendo io da una famiglia strana, è l'opera preferita di mio padre, che a casa canta la Bohème più che, non lo so, Lucio Battisti. E mi sono resa conto che a volte non mi stavo godendo appieno il momento perché volevo più finire le prove per poi dire papi guarda stiamo suonando la Bohème, che non però per prendermi tutto il bello di quell'esperienza. E allora lì mi sono fermata e ho visto per la prima volta la seconda faccia della parola aspettativa, che di per sé è bellissimo, perché l'aspettativa è uno sprone, vuol dire che c'è qualcuno pronto a dire io su quella persona ci scommetto, quella persona per me vale. Però poi c'era l'altra faccia della parola aspettativa, che era diventata questo timore del fallimento, di deludere gli altri, questa immagine con la quale sono cresciuta, devi sempre alzare l'asticella. E quindi c'era questo malessere. E dunque qui arrivava la domanda, come faccio a fare tutto e a vivere bene tutto quello che faccio? Perché alla fine ho scelto io di farle. Perché sto male poi? E la risposta alla domanda io l'ho trovata nella passione. E la identifico mentalmente esattamente con questi due colori. La passione che, come dice Paolo Crepè, è l'antidoto alla paura della vita ed è per questo che quindi è ragionevole. La passione è quella cosa che ti fa lavorare tutto il giorno in università, poi ti fa tornare a casa stanchissima e nonostante tutto ti fa accendere la luce sull'Egio e ti fa mettere a studiare la partitura perché domani sei in orchestra, ma lo fai felice. La passione è anche quella cosa, e qui ho chi me lo insegna, che se il Taranto gioca in trasferta a Teramo ed esci dall'ufficio alle 7 e il Taranto gioca alle 8, ti fa mettere in macchina per andare a vedere il Taranto. La passione è quella cosa che ti fa sempre essere felice e ti vuole far fare tante cose e te le vuole far fare bene. È quella cosa che quando arrivi la sera stanchissimo perché hai lavorato tutto il giorno, sei però contentissimo, sei carico perché non solo hai fatto il tuo dovere, l'hai fatto bene e sei contento per te di averlo fatto bene, non per poterlo poi dire agli altri. E quindi riprendendo la formula di prima, che non è altro che la formula dell'energia potenziale che poi si trasforma in energia cinetica, io vi dico che ciò che fa trasformare il nostro potenziale in essere in energia cinetica è esattamente la passione. E quindi, se la passione è questa forza, è questa cosa che vi fa essere sempre entusiasti più del dovuto, che sembriamo a volte quasi esagerati, ed è questo sconvolgimento, questa voglia di voler vivere la vita, io vi lascio con l'augurio di, rispettando appunto la passione che è sconvolgimento, vi lascio con l'augurio di scapigliarvi, sconvolgervi e appassionarvi alla vita. Grazie.